Io ho molto rispetto per Ilaria Cucchi, per la sua storia personale, per la sua genuina passione civile. Poi qui si tratta di decidere chi scegliere come vostro rappresentante a Roma. E quando il PD sta con chi dice no all'aeroporto, quando il PD sostiene chi dice non si può andare avanti con l'aeroporto, sappia che sta condannando a licenziare non solo i lavoratori dell'aeroporto di Pretola, non solo i lavoratori dell'aeroporto di Pisa, perché svegliamo un segreto, quando eravamo a Palazzo Vecchio abbiamo fatto fare la fusione tra Firenze e Pisa, quindi non c'è una contraddizione, un contrasto tra Firenze e Pisa, se crolla Firenze crolla anche Pisa, ma verranno licenziati i dipendenti delle multinazionali, perché senza aeroporto a Firenze non è solo un problema per il turismo, che è già un bel problema, ma è un problema gigantesco per le multinazionali, per le aziende che ancora lavorano. Allora chi vuole la decrescita felice vota PD o 5 Stelle, tanto pari sono. Chi vuole uno sviluppo del territorio vota noi. Io sono sconvolto dalla campagna dei miei amici del PD. Trovo assurdo che abbiano copiato le proposte dei 5 Stelle persino sull'aeroporto. E dall'altro lato dico a quelli che hanno votato Forza Italia, ma che ci azzeccate voi con la Meloni, con Salvini? Ormai questo è un grande tema, o si sta con Orban, o si sta con Mélenchon, oppure come facciamo noi si sta con Macron.